Ho lasciato mio figlio a mio fratello. Potevo darlo alla prima persona che passava per strada. Senti, non credere che ascolterò le tue sciocchezze. Non l'ho incontrata per strada, Lupe è mia moglie. Ah, ti sei sposato? L'ho fatto per poter ottenere Felipe, è stata un'esigenza obbligata. Vedo che ti sei affezionato al bambino. Sì, ci tengo molto al bambino. Perciò se sei venuta per riprenderlo, ti avviso che è una cosa impossibile. Perché ho fatto richiesta per ottenere il bimbo e non intendo fare un solo passo indietro. Con Nene, manca poco, è un lavoro delicato. Un lavoro delicato con la nipote di un giardiniere. Per favore, Victor, non farmi ridere, eh? Per me, Nini, non è un capriccio. Voglio che sia una cosa seria. Devo calcolare ogni passo che faccio verso di lei. Bene, il prossimo fallo in fretta, perché non voglio sorprese in vista del mio fidanzamento. Siamo intesi? Siamo intesi. Ma come potete pensare che io non vi permetta di parlare con vostra madre? Quando vi andrà di farlo, non ve lo impedirò. Noi sapevamo che siete separati. Infatti lo siamo, tesoro. Lei non ha firmato i documenti, ma siamo separati. Quindi mamma non tornerà? No, non tornerà. E per ora io mi fidanzo con Serena, ma non la sposo. Pronto? Nicolas, dove sei? Ho appena finito la lezione del corso di meccanica. Si stava parlando del blocco dell'accensione. Sono stanca del tuo corso di meccanica, Nicolas. Vieni di corsa all'ambasciata. Devo fare una commissione urgente. Sbrigati, per favore. Ah, non ce la faccio più. Ora la devo portare a spasso. E dove? Non lo so. Mi fa innervosire. Che nervi. Io sono stufo. Ne stufa. Buonasera. Salve, come va? Buonasera, bene, non c'è nessuno, lei farà in fretta, io l'aspetto fuori. No, fermo lì, mi devi portare le buste degli acquisti, ho appena messo lo smalto. Io non capisco come facciate voi donne a mettere lo smalto sulle unghie soltanto per dare risalto alla vostra bellezza. E se io ti insegnassi una tecnica facilissima? Copiare? Sì, ma io non voglio copiare, ho voglia di studiare, di vedere un bel voto, di fare qualcosa bene almeno una volta. Sei il solito patetico, eppure mi piaci anche così. Quello che posso fare io è farti uscire e bere un caffè in tua compagnia, se sei d'accordo. Sì. Sappi una cosa, tutti ti diranno che è difficile, ma dopo essere stato in prigione ogni cosa è più facile. Ciao. Ciao. Tu cosa fai? Io ci lavoro. Abbiamo da fare, per favore. Andiamo. Juan. Scusate. Hai avuto un bimbo che poteva dare una motivazione alla tua vita, ma nonostante questo hai scelto di rinunciarci per vivere senza alcuna regola. Questi sono affari miei. Bene, se sono affari tuoi, allora esci subito da quella porta e da questa casa. Siccome sono affari miei, ora vado a prendere il bimbo e lo lascio davanti alla porta di qualsiasi altra casa. O sulle scale di qualche chiesa, non mi interessa, e sai benissimo che posso farlo. Oh, ma che bello! È un vestito splendido. Oh, guarda questa gonna! Mi piace moltissimo, le gonne mi stanno davvero... Questa tua felicità in qualche modo è riuscita a contagiare anche me. Ah, sì. Perché? Beh, diciamo che sto vivendo un momento molto, 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 molto felice. Ma dai, non mi dire. E perché? Ho confessato a Ninì tutto quello che provo per lei. E questo? Come mi sta? Con questo potremmo ballare. Aiuto, aiuto! Originale. Nicolas? Dove sei, Nicolas? Beh, vediamo un po' cosa ti posso chiedere per rompere il ghiaccio. Hai la fidanzata? Ce l'avevo. Ah, non mi dire che ti ha fatto soffrire, mio. Senti, Carmen, scusa, ma non credo che questo ti riguardi. No, tranquillo, non preoccuparti. Ho avuto la fidanzata e sono stato male, ma ora va tutto bene. Oh. Questo sì che è un uomo da sposare. Non è venuta a prendere Felipe? No. Va bene. No. Di certo non ho intenzione di portarmi un altro peso sulla schiena. Lei ha un cuore di pietra, incredibile. Pazienza, quando la gente fa così, non si può farla ragionare. Ah, lo sapevo, avevo detto a quell'idiota di sbrigarsi, ma non mi ascolta mai. Serve qualcosa, amore mio? Volevo sapere se ti stavano strappando i capelli, visto che gridavi, ma non è così, purtroppo. Ascoltami, mucciosa. Capisco, amore mio, sei gelosa perché il tuo papino si fidanzerà con me. Ma sto tranquilla perché tra poco formeremo una famiglia felice, tesoruccio mio. Tu non sarai mai mia madre, capito? Volevo dirti che ho fatto male a chiedere a Cecilia le sue bambole per uscire con te. Ovviamente. Beh, comunque non me ne pento. E allora vattene. No, non me ne pento perché così ti ho conosciuto meglio. E non penso più che sei uno sciocco. Ho capito che sei tenero, dolce e carino. Ah, stai già uscendo, è presto, vai a divertirti. Ah, ma lei sì? Vuole sapere con chi esco o con chi non esco più, mi scusi. No, però siccome ti permetti di dare consigli a me e ai miei figli, anch'io ti do il mio, perché questa serata andrà male. Scusi, ma io le ho detto con chi sto uscendo? No, però lo so già e so già come andrà a finire, e andrà a finire male. Non puoi stare giù di morale perché il mio giardino ha bisogno di cure. Tu sei proprio un buono a nulla, sei un buono a nulla, ecco quello che sei. Anche tu, Spirito, te l'avevo detto.
sei un buono a nulla. Ci mancava anche questa, incredibile. Perdoni, io... Non è come pensa, signorina. Ma che fai? Ma dove sono finiti gli uomini di una volta? Quelli che aiutavano, quelli che erano cavalieri? Non lo so, perché non ne assume uno? Ma non ti sopporto, non ti sopporto. Oh, sì, sappi che neanche io ti sopporto, giraffa maleducata. Nini, tu puoi stare... Puoi stare con chi vuoi. Basta che sia il migliore. Beh, sì, allora sì, sì, vorrei provare a conoscerti. Chi, scusa? Ma dai, Victor, ti va di... Ti va di uscire con me?